Io fondamentalmente penso che questo progetto sia un progetto importantissimo. Personalmente a me mi arricchisce perché ancora una volta mi dà la possibilità di mettermi a confronto con delle realtà, in questo caso musicali, che arrivano da disparati posti, luoghi del pianeta e che contribuiscono, diciamo, ad un arricchimento proprio del mio bagaglio culturale e musicale. C'è chi ha già capito tutto all'inizio, nah, è un gran brutto vizio. Se pensi di sapere che hai davanti un pregiudizio, ma io non polemico. A parte il progetto che l'ho sposato, proprio perché comunque mi interessa proprio lavorare su questo fronte, proprio perché io faccio attivismo da un sacco di tempo con quello che posso fare. Poi suonare con questi grandi musicisti, perché sono grandi musicisti che avete coinvolto, sono veramente eccezionali e è anche un bel divertimento. In Italia molti non vogliono forse tirar fuori la propria essenza di uomo, anche perché già basta che un musicista parla, dice vabbè tu pensa a suonare, no? Arrivano subito questi haters. Se magari sei troppo lì davanti a combattere tutte quelle che sono veramente le storture di questo razzismo che sta dilagante, il messaggio della musica è più vergine, cioè più puro, meno intossicato, meno inquinato da tutta una serie di altre cose. Il 28 ottobre, nell'ambito del Jazz Festival di Bologna, sarò presente sul palcoscenico del progetto Soundroots. Venite a trovarci. È veramente bello e soprattutto importante che voi ci siate. Insomma, la vostra presenza diventa parte integrante della performance. Vi aspetto. Roy Paci. Ciao. Così mi rilasso, perché sia fuori che dentro, parlano tutti e c'è chiasso. Forse ci serve più tempo.